Dunque, questa è la via... È via Emilia, la via consolare questa. Cioè, quindi passavano da qui i pellegrini? Entravano, sì, sì. Cioè, quindi mille anni fa? Cioè, quindi, quando hanno fatto... Cioè, Aldo, vuoi dirmi che su questi ciotoli, sui quali adesso siamo noi, sono passati fior fior di pellegrini? Pellegrini, eserciti, commercianti, eccetera, eccetera, eccetera. Aldo, 80 anni, Fidentino Doc, animato da una smisurata passione per la storia della sua città. Il cicerone del quale avevo proprio bisogno per dare inizio a questa nuova puntata di Food Valley. Sarà un vero e proprio cammino lungo la Via Francigena, terra di pellegrini con paesaggi che fin da ora vi assicuro di straordinaria bellezza. Fuori dalle rotte turistiche tradizionali, una strada senza asfalto, fatta di campi, di viottoli, di sentieri, percorsa da gente senza grandi valigie, ma solamente con grandi occhi, da riempire di immagini, emozioni e sensazioni. Questa dunque è anche la Via Francigena? È la Via Francigena. Amici di Food Valley, siamo con i piedi sulla vera Via Francigena. E qui c'è la cattedrale. La cattedrale. Che sorge sul sepolcro di San Donnino, che è il patrono di Firenze. Quelle tre porte rappresentano la Trinità. Ok. Il portale principale era riservato al clero e alla nobiltà, ma solo gli uomini. Perché altrimenti anche le signore nobili dovevano scendere ai lati e appena mettevano piede nel primo gradino dovevano salire sulla torre per andare sui mattonei. Il viandante confuso e trepidante sentirà i miei rintocchi, così da solo potrà correggere i suoi passi, alla sera e nelle giornate di nebbia. Queste parole sono incise a fianco della smarrita, la campana dei pellegrini. Questa campana era utilizzata dai pellegrini che percorrevano la Via Francigena. E questo suono ci accompagnerà in questo viaggio di Food Valley. Pellegrini, un viaggio lungo secoli e centinaia di chilometri, strade percorse per raggiungere quale meta dello spirito, per trovare che cosa che non esiste altrove. In questa puntata di Food Valley proverò a rispondervi. Alle domande, infatti, hanno risposto Flora e Stefano, 1025 chilometri a piedi, da Roma al Gran San Bernardo, in 32 giorni. Iniziamo dalla cattedrale di Fidenza ed è proprio Flora che lavora nell'ufficio turistico della città a spiegarmi il significato dell'incisione che campeggia su questo lato della cattedrale. In questa fascia laterale si vedono proprio dei pellegrini che camminano, sono pellegrini a cavallo, quindi pellegrini più ricchi, pellegrini più poveri che viaggiano tradizionalmente con la mantella e il bordone del pellegrino, come quello che è stato scelto proprio per rappresentare la Via Francigena, che è quello centrale che si vede con la caratteristica mantella del pellegrino, che si chiama proprio pellegrina, e il bordone, e elementi che ricordano proprio il viaggio, fra cui un elemento caratteristico, l'animale sopra l'altro, che rappresenta, secondo alcuni, la solidarietà che deve contraddistinguere le persone che viaggiano, cioè le persone più forti che aiutano i più deboli. La Via Francigena è anche una rivista nata proprio a Fidenza. Itinerari, testimonianze del gusto, racconti di pellegrini. Un invito a viaggiare, ad incamminarsi, che cresce pagina dopo pagina. Ma torniamo ai nostri pellegrini dell'anno del Signore 2010, Flora e Stefano. Il 2 maggio del 2010 Flora e Stefano partono a piedi da Roma per un pellegrinaggio che li porterà fino al Gran San Bernardo.
attraversano l'Italia a piedi. Il 22 di maggio dello scorso anno arrivano nella loro città natale, Fidenza, per un appuntamento davvero molto importante. È il giorno del loro matrimonio. Si sposano a Fidenza alle 11:30 del mattino e alle 2 sono di nuovo in viaggio per il loro straordinario viaggio di nozze. Ragazzi, già per me fare questi 100 metri è quasi un'impresa. La vostra però è stata l'impresa delle imprese. Flora e Stefano, marito e moglie, dallo scorso 22 di maggio, il vostro viaggio di nozze a piedi, da sì. Roma al Gran San Bernardo. Togliamoci subito il pensiero, quanti chilometri? 1025. 1025 chilometri a piedi. Allora, voi l'avete fatto innanzitutto per quale motivo? Questo viaggio, questo pellegrinaggio, questo viaggio, chi va verso Santiago de Compostela, chi verso Roma, voi insomma avete preso questo tratto della Via Francigena. Perché? Perché a casa si stanno già chiedendo subito, quelli sono due pazzi. Perché? Perché? L'anno scorso era un anno particolare, il 2010 era l'anno santo compostelliano, una festività che non succede spesso perché si festeggia solo quando la festa di San Giacomo il 25 luglio cade di domenica, quindi viene considerato anno giubilare. In occasione dell'anno santo compostelliano da tutta Europa parte un'iniziativa che si chiama Staffetta Europa Compostela, in cui dei bordoni, quindi dei bastoni da pellegrini, partono da diverse località d'Europa per poi ricongiungersi in diversi punti in Europa ed arrivare insieme a Santiago di Compostela proprio in una grande cerimonia, in una manifestazione di ambito europeo, e noi abbiamo avuto la fortuna di poter fare i testimoni, diciamo così, italiani di questa staffetta, portando il bordone della Via Francigena, il Via Francigena 2, da Roma al Gran San Bernardo, dove poi l'abbiamo passato agli svizzeri, che a loro volta l'hanno passato ai francesi, e che è arrivato poi a settembre a Santiago di Compostela. 32 giorni sì. Trascorsi tu e lui sempre assieme, e questo sarebbe, anzi è bellissimo in quanto neosposi, figurati, meraviglioso. Non è così facile. Non è così facile, infatti. Mi spieghi un po' proprio la vostra quotidianità. Sì. Era una quotidianità molto bella, peraltro, perché viaggiare e camminare così ti consente quasi di non avere nessun tipo di preoccupazione. La tua unica preoccupazione è arrivare alla tappa, alla meta di quel giorno. Ma sei libero da tutti i condizionamenti un po' a cui siamo sottoposti, diciamo, nella vita di tutti i giorni. Ci faceva piacere quando c'era bel tempo, ma molto spesso abbiamo trovato brutto tempo, ma ci incamminavamo lo stesso. La nostra preoccupazione principale era camminare. Così abbiamo anche, come si può dire, testato quella che è poi la vita futura di chi si sposa. Mi parlavi della fatica, del fatto che se non va avanti uno, anche l'altro si ferma. Sì, è un'esperienza decisamente molto educativa, perché ovviamente camminando insieme impari a farti carico di quelle che possono essere le necessità, ma soprattutto le difficoltà dell'altra persona. Purtroppo quando si cammina può darsi, a noi per fortuna è successo poco, può darsi che una persona sia più stanca o che non si riesca magari a proseguire o ci siano delle difficoltà, ed è in quel momento in cui ovviamente deve venire fuori quella che è la solidarietà e che è l'aiuto che deve stare alla base di tutte le relazioni, non solo matrimoniali ma anche di amicizia, ecco, per poter proseguire. Non è facile. Non è facile. Non è facile. E i momenti in cui magari uno non ne ha voglia proprio di questi slanci di generosità verso l'altro, sì, insomma, è umano. Sì, non è facile. E come siete riusciti? Grossi problemi non ne abbiamo avuti, noi siamo stati molto contenti della nostra esperienza, quindi non avevamo mai grossissime difficoltà. Ma ti faceva, quando non so se Stefano succedeva che fosse stanco, incredibile perché lui è un grande scalatore, sciatore, cioè un Highlander. Insomma, non ti faceva arrabbiare, ti sarai arrabbiata in questi 32 giorni? Sì, diciamo che alla partenza subito, pronti via, abbiamo litigato subito al secondo chilometro e tutti, si è sparsa la voce, non arriveranno mai a Fidenza, soprattutto non si sposeranno mai il 22 maggio, ma è ovviamente un po' la tensione dell'iniziare un'avventura di questo genere. Poi ti ricordi il motivo del litigio? Sì, perché? La scelta del percorso. La scelta dell'itinerario, avevamo a disposizione due itinerari da provare, io volevo andare da una parte e lui voleva andare dall'altra, niente di che. Il motivo del litigio è stato
molto tecnico, ecco, non, ma è stato molto semplice. Il punto, come si stava dicendo, la tappa era lunga, e il percorso diciamo si divideva in due a un certo punto, e c'era da andare a testare un qualche cosa di cui non si conosceva un granché, se non un foglio di carta scritto così. Sicché io ho detto no, cioè non abbiamo tempo, qui andiamo. Facciamo quello sicuro adesso. Invece Flora? E invece ha voluto andare a sperimentare, quindi al secondo chilometro o giù di lì è partita una litigata furiosa. Alla fine chi ha vinto? Alla fine, come sempre, cioè non come in tutte le case, alla fine c'ha ragione. C'ha ragione, diciamo, la scelta è sua. Quanti chilometri ogni giorno? Ma media superiore ai 30 km al giorno. Sì. Partenza? Sì. A che ora? Non prestissimo, perché non abbiamo viaggiato in una stagione calda. Maggio, penso la maggio dell'anno scorso, lo ricordino tutti per le infelici condizioni climatiche, quindi non avevamo necessità di partire troppo presto perché non c'erano quei gran caldi. Diciamo partenza intorno alle 8, una colazione molto molto abbondante e poi cammino fino all'arrivo. Piccolo spuntino a mezzogiorno, ovviamente, e base di frutta, cracker, parmigiano reggiano e poi la sera una cena un po' più sostanziosa. Il parmigiano reggiano dunque ha partecipato con energia, il caso di dire, al viaggio di Flora e di Stefano. Luca Bruschi dell'ufficio stampa del comune di Salso Maggiore, l'oro di Parma, il parmigiano, lo ha portato e lo porta in giro per l'Europa. Scontato ma doveroso ricordare che qualsiasi palato incontri il consenso è unanime. E la via Francigena non solo è una strada dove gli occhi trovano di che cibarsi, ma anche il palato. Si cammina e si mangia lento lungo i 1000 chilometri italiani della via Francigena. Luca Boschi, ne sa, lui sa tutto sulla via del gusto. Si chiama così, è una via lunghissima, 1000 chilometri. È un progetto questo che nasce proprio per dare valore alle ricchezze enogastronomiche che sono lungo il percorso. Più o meno 40 prodotti DOP, IGP, lungo la via Francigena. Quindi partiamo dalla Valle d'Aosta con questo che assomiglia al prosciutto, assomiglia, ma non è lo stesso. Non è il famoso jambon di Boss. Poi okay. C'è il lardo di Arnace, abbiamo il formaggio, scendiamo verso il riso vercellese, abbiamo il salame d'oca di Mortara, poi abbiamo il grana padano ovviamente in Lombardia, fino ad arrivare poi all'Emilia Romagna con le eccellenze nostre, in particolar modo la provincia di Parma, con il re dei formaggi, il parmigiano reggiano, che qui troviamo in tutto il suo splendore. Abbiamo il prosciutto di Parma, il culatello di Zibello, e i funghi, non dimentichiamoci i funghi porcini di Borgotavo, altri prodotti DOP, e poi alcuni prodotti piacentini come la coppa piacentina e la pancetta piacentina. A me già viene l'acquolina in bocca, scendiamo giù. In Lunigiana, in Garfagnana, abbiamo oli, abbiamo vini, abbiamo altri formaggi, più o meno appunto una dimensione di 40 prodotti DOP e IGP in un raggio circa di 20 km rispetto alla via Francigena, quindi ripercorre fedelmente questa linea rossa che è l'antico tracciato che i pellegrini fanno per arrivare a Roma. Ecco, c'è questo itinerario parallelo che è appunto quello della via del gusto, altrettanto importante perché è una via anche di sapore la via Francigena, quindi una via, un godimento estetico nel farla, nel camminare per le sue eccellenze storiche e artistiche, per la sua dimensione ambientale, ma è un itinerario splendido anche dal punto di vista enogastronomico, per quindi anche un invito al palato. Mangiavamo delle porzioni monodose di parmigiano reggiano da 20 grammi l'una, 2-3 diciamo così, per sostentarci senza appesantirci eccessivamente. Siamo stati fra virgolette sponsorizzati, il nostro unico sponsor è stato un parmigiano reggiano che ci ha sponsorizzato con un ottimo regalo, per così dire, in natura, che sono appunto queste mini porzioni, sono state fondamentali. Qual è stata la risposta dei pellegrini che vengono da fuori nell'aver come proposte questi prodotti, insomma, parmigiano in primis, che l'abbiamo qua? Beh, i pellegrini sono molto 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 interessati, devo dire, anche perché poi il turista, il pellegrino, il viandante, spesso anche ricerca proprio davvero anche le tipicità del singolo territorio, quindi anche molto attento ai prodotti locali, quindi a maggior ragione proprio anche interessato a scoprire, a conoscere quelle che sono le nostre eccellenze gastronomiche, per non parlare poi dei turisti stranieri, dei pellegrini stranieri, quando si trovano di fronte appunto a prodotti come il prosciutto crudo di Parma, il parmigiano reggiano, i funghi di Borgotavo, effettivamente rimangono felicemente sorpresi, in particolar modo poi il parmigiano reggiano, che sono dei prodotti che
ha una storia quasi millenaria. Sappiamo che più o meno i primi documenti risalgono al XII secolo, e quindi la Via Francigena più o meno come spazio temporale, abbiamo detto, risale a 1000 anni fa il primo documento. E quindi insomma il Parmigiano Reggiano proprio ci sta accompagnando in questo prodotto culturale della Via Francigena. Chilometri ogni giorno a bordo solamente dei loro piedi. La notte la loro casa era un furgone che chiamare camper, come dice Flora, è davvero un'esagerazione. Ma seppur piccolo, il Westfalia ha ampiamente svolto il proprio ruolo. Piccola ma confortevole camera matrimoniale per la notte. E a portarlo da una località all'altra, mentre Flora e Stefano camminavano, una rete di volontari dei diversi paesi e paesini sulla rotta dei nostri pellegrini. Col Westfalia. Col Westfalia. Camper, tutti si immaginano una cosa molto grande. Un furgoncino Westfalia adattato a camper, che ci ha permesso un po' di contenere i costi, perché oggettivamente la Via Francigena non è un itinerario caro, è pur sempre più caro del Cammino di Santiago, sia come ostelli che come ristoranti. Però ovviamente pensare di stare fuori per 32 giorni in due a mangiare fuori 3 pasti al giorno e dormire fuori ci sarebbe costato più o meno come andare alle Maldive, e quindi abbiamo insomma optato per una soluzione low cost. Cosa vi raccontavate? È una roba terribile. Io ho la fortuna di avere una moglie che canta bene, quindi la mettevo a cantare, lei, cioè, specialmente nei momenti belli, ma anche quelli sotto l'ombrello, con la mantella, con bagnati i fradici, per delle volte si passava dei prati con l'erba così che è bagnata e ti fai la doccia, insomma, e cantava. E viva l'amore, 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 e l'amore, l'amore, viva l'amore, l'amore, e l'amore, e l'amore, l'amore, viva l'amore, l'amore, l'amore che vien che va, e viva l'amore, chi lo sa fare. Flora e Stefano sono partiti nubile e celibe. A metà del viaggio, a Fidenza, sono diventati marito e moglie. Ma come saranno arrivati al giorno del sì? Con quale patema d'animo? Con quali preoccupazioni? Onestamente abbiamo fatto fino a Siena che non ci abbiamo pensato, proprio minimamente. A Siena qualche pensiero le è venuto, dire oddio ci sto ancora dentro al vestito e cose di questo tipo. Quindi telefonate a casa, poi la temperatura... Babbo va a prendere una stola perché ci sarà un freddo cane, cose di questo tipo. I nostri pensieri sono stati quelli, il resto era proprio tranquilla, tranquillità, non avevamo nessun problema. Non abbiamo avuto tutti gli stress che hanno le persone che normalmente si sposano, so che è un tour de force non piccolo, noi non abbiamo avuto grandi problemi di organizzazione perché è un'organizzazione abbastanza semplice ovviamente, una cerimonia molto sobria e molto semplice che ben si inseriva poi nel contesto durante il quale abbiamo camminato. Quindi... Però l'abito bianco non ci hai rinunciato? No, ho avuto l'abito bianco, sì, sì. 11,5 scarpe col tacco, 2,5 scarponi. And after all, we're only ordinary. Si scoprono molte cose, sicuramente la più importante, la più significativa è imparare che cosa è veramente necessario e che cosa no, perché durante un viaggio di questo genere si fa del superfluo, tutto quello che è superfluo diventa eccessivo, è qualcosa di cui ti vuoi proprio liberare, simbolico diciamo così, il fatto che molti pellegrini sia sul Cammino di Santiago che sulla Via Francigena partono e dopo pochi giorni rispediscono a casa molte delle cose che avevano deciso di portare con sé. Camminando tutto il giorno si riscopre quelle che sono le cose importanti e il fatto che molto spesso durante la nostra vita quotidiana ci arrabattiamo o comunque ci stressiamo per cose che poi realmente non sono importanti. Abbiamo parlato tante volte, quello che sarebbe stato, era un grosso peccato arrivare e finire. Sì, è
abbiamo grattato qualche gratta e vinci, sì, lo confesso, con la speranza, di poter proseguire il viaggio con il bastone, con il nostro bordone fino a Santiago di Compostela e perché no anche oltre, anche a seconda dell'entità della vincita. Non ci è andato bene, come potete vedere, siamo fermati nel Gran San Bernardo, perché però in effetti, insomma, in il nostro più grande desiderio in quel momento era quello, era di poter finire quel viaggio. In effetti è un tipo di vita che ti riconcilia con l'umanità, col mondo, con tutto, perché c'è la possibilità di vedere tutto il meglio che c'è nella vita. Ma non vi è mancato nulla della vostra casa, della vostra Fidenza, dei vostri comfort? Ma, poi i nostri amici e i parenti. Cioè, è chiaro, no? Questo, la famiglia, di materiale, no. Ma vi sentite un po' degli alieni? No. Facciamo le escursioni a chilometri zero, cioè vale a dire senza spese, quindi usciamo di casa con lo zaino più o meno conciati così e facciamo 20-30 chilometri nei dintorni di Salso. Abbiamo le colline dietro colline casa, stupende, quindi si fanno dei giri molto belli. A chilometri zero e a costo zero. A costo zero. Uscendo di casa. Amici di Food Valley, dovremmo tenere sotto controllo questi due personaggi, sì, perché io sono sempre più convinta che siano degli alieni, però mi potrei anche sbagliare. No. Che non vola, che non mi assomiglia, ma io vivo. Roma, Gran San Bernardo. Avete incontrato altri pellegrini? Com'è il rapporto con gli altri pellegrini? Li abbiamo incontrati tutti, sì, perché quasi, per ovvi motivi noi andavamo contromano quando la maggior parte delle persone fanno il viaggio opposto. Quindi quando si viaggia nel senso canonico non ci si incontra perché si è praticamente in fila. Mentre noi che andavamo ovviamente contromano li abbiamo incontrati proprio tutti. Come sono quindi stati questi incontri? È molto belli, molto significativi. Abbiamo fatto tante foto con tutte le persone che incontravamo. Una delle cose più belle per me è stata incontrare durante il cammino persone che erano già passate dal nostro ufficio qui a Fidenza e quindi riconoscersi, ma tu sei la ragazza che era in ufficio a Fidenza. Che persone sono quelle che avete incontrato? Cosa vi si... cioè vi sentite un po' una casta? Io questo ve lo chiedo proprio. No, è tutta gente molto normale. No, noi abbiamo incontrato tra l'altro una marea di australiani. Maggio era evidentemente il mese degli australiani perché la maggior parte... sì, è buffo da dire, ma più alto numero di pellegrini che abbiamo incontrato erano australiani, quelli a segno francesi, ovviamente, che c'è grande interesse anche per questo, forse più all'estero che nella nostra stessa Italia. L'abbigliamento con cui siamo vestiti oggi è molto simile a quello che ci ha visto, quello che abbiamo portato durante tutti i 1000 chilometri. Sostanzialmente è consigliabile avere dell'attrezzatura tecnica, tutto materiale che si asciuga, come si bagna velocemente si può asciugare velocemente, scarpe buone, tecniche, non è rigorosamente necessario avere lo scarpone che può massacrare il piede, maglie e magliette termiche, che aiutano la traspirazione e che si asciugano facilmente e tengono caldo e fresco nello stesso tempo. Sul sito del Ministero per i beni e le attività culturali sono disponibili tutte le tratte GPS del tratto italiano da Gran San Bernardo a Roma e quindi possono essere utilizzate come GPS anche viceversa e questo garantisce una discreta sicurezza e soprattutto molto meno perdite di tempo a livello di consultazione di materiali, di carta eccetera, oltre che un bel risparmio anche di stampati, cartine e quant'altro. Uno strumento utile, non è detto che il pellegrino non possa avvalersi delle moderne tecnologie, ecco, il pellegrino non si misura, il vero pellegrino non è detto che non debba avere il GPS, non è detto che debba essere un penitente sotto uno zaino enorme, gobbo sotto uno zaino enorme, ma si può tranquillamente fare un viaggio che poi lasci dei bellissimi ricordi e non delle sofferenze inaudite, ecco. Stefano aveva coniato un motto molto bello che è camminando si impara a camminare ed è valido non solo per la Via Francigena ma anche proprio per la vita di tutti i giorni.
Grazie.